giudizio perché da un punto di vista di quadratura del bilancio si è stati costretti, proprio per l'enormità delle prime case rispetto alle seconde case in questo paese, si è stati costretti ad applicare un'aliquota dell'1,50 che, ripeto, capisco anche che famiglie, ogni caso ha una sua specificità, però capisco anche che al di là di quanto coincide, parliamo di abitazioni medie di 60-70 euro, capisco che è una scelta impopolare, ma che di fatto questa amministrazione ha avuto poco, se non residuale margine, per poter comunque dire la sua e far quadrare quello che è un bilancio assolutamente deficitario. Un bilancio squilibrato che soltanto con questa applicazione di questa piccola opera, che di fatto tengo a precisare per inciso, la casa non serve per pagare la multi-ecoplast o qualunque altro servizio relativo alla gestione, raccolta rifiuti urbani. Serve solo esclusivamente per i servizi indivisibili. Servizi indivisibili che è preciso per chi probabilmente fa finta di non sapere o non sa, che si attengono solo esclusivamente a servizi che il cittadino ha diritto ad avere in quanto abitante di un comune, così come ha diritto alla raccolta dei rifiuti e quindi ad avere un paese pulito, ha diritto a che questo comune abbia la pubblica illuminazione, abbia praticamente i servizi cimiteriali funzionanti, abbia praticamente la protezione civile che possa intervenire in qualunque momento, perché i fondi li riveriamo sempre da lì, abbia delle strade, comunque la viabilità sia si cercherà di poterla comunque mantenere in ordine, e abbia poi una incisiva all'ultimo punto, ma pare che c'è un ultimo punto che adesso lo ricordo, ma non c'è stato che si chiuderà, basta, pare che ci sia, e noi abbiamo pubblico che oggi continuiamo a curare costantemente erogato. Quest'anno lo Stato ci ha fatto questo bel regalo, anziché darci 520.000 euro ci ha dato la tassa, quindi per cui ciò non voglio che al di là dello sforzo di questa amministrazione, perché se avessimo noi il cassetto pieno di denari sicuramente renderemmo il paese molto più sereno e cercheremo comunque di occuparci con mezzi, ma in una maniera molto più pesante, più incisiva, ci dovremmo occupare di altre vicende. Purtroppo non possiamo farlo e questo è quello che oggi siamo costretti a votare e che ci dà, ahimè, sulle famiglie di tutta la nostra cittadina. Grazie. Grazie Assessore. Sono stati stabiliti dall'ufficio, visto che a quanto pare è sempre colpa dall'ufficio, dall'amministrazione. Cioè io ho confrontato questo con la Tares. Sì, riferito a che cosa? In generale, poi entro in merito. Entriamo nel merito, mi pare che dove finiamo delle pescherie che hanno fatto poi incontro con le pescherie, 5 pescherie. Per coloro che hanno in affitto un immobile. Mi sembrava giusto, visto che l'ho fatto sulla Juve, è normale che si trova a fare pure sulla tassa. La quota che deve pagare tra il titolare territoriale e dopo. Tra il proprietario e in questo caso il 20% lo paga lo situale, non lo paga il proprietario. Sì. Anzi, casi l'abbiamo approvato di qua. Perciò. Sì. Un buon emendamento non c'è un problema. No. Cioè, queste cose che ho detto. Era fortemente sui ministri del bilancio per l'anno 2014. Sia dal punto di vista finanziario, quale equilibrio tra entrate e spese complessive, quale equilibrio tra entrate afferenti nel primo, secondo e terzo spese correnti, e dal punto di vista di cassa. Peraltro il tributo servizi indivisibili rappresenta un ristoro per l'ente delle spese per servizi indivisibili, meglio indicati nella proposta emendata, fornita dal comune alla collettività, per i quali non è attivo appunto il tributo tariffa e di cui il gettito tassi previsto sulla base delle aliquote proposte rappresenta solo il 54,46%. A supporto del presente parere si evidenzia che la normativa nazionale di istituzione della TASI, quale componente dell'aiuto comune da 649-704 articolo 1 della legge numero 147 del 7 dicembre 2013, legge di stabilità 2014, nonché le ulteriori norme di finanza locale, hanno previsto un radicale cambiamento nell'attribuzione dei cosiddetti trasferimenti legali. Questo, come è noto, dall'anno 2013 sono stati sostituiti dal Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014. L'impianto di costruzione di tale fondo, la sua alimentazione del conseguente riparto tiene conto anche del gettito base 2014 stimato alla libera base. Ciò vuol dire che tale gettito viene portato in diminuzione.
l'attribuzione delle risorse di riferimento per la determinazione del fondo di solidarietà comunale, come già era avvenuto, la viene per il gettito IMU stimato anche questo dalla liquidità base. È di tutta evidenza che se il comune non può contare su risorse aggiuntive ne può conseguire il pareggio di bilancio per l'anno 2014 senza l'istituzione della tassa con la liquidità proposta, è di tutta evidenza, scusate, che se il comune non può contare su risorse aggiuntive non può conseguire il pareggio di bilancio per l'anno 2014 senza l'istituzione della tassa con la liquidità proposta. Dal punto di vista delle entrate non si hanno altre deputazioni sia per quanto attiene lo stesso fondo di solidarietà, quale tagli legati alle norme in materia di spending review, sia per quanto attiene i trasferimenti regionali, tanto quale fondo autonomie, quanto quale fondo per il personale contrattista, per non parlare dell'eliminazione della maggiore parte delle riserve che negli anni precedenti consentivano di avere ulteriori entrate da parte della regione, dal lato delle spese ci sono impegni già assunti che dunque incomprimibili. E dunque incomprimibili derivanti dal riconoscimento dei diritti di bilancio per importi imminenti, anche secondo il piano delle irradiazioni approvato negli esercizi precedenti, spese legali, spese dovute per legge o per contratto e derivanti in particolare dalle strutture delle girette e dalla pubblica illuminazione per altre potenze che non possono che compromettere il raggiungimento del pareggio di bilancio, anche il rispetto all'obiettivo del patto di stabilità per l'anno 2014. Per quanto riguarda l'equilibrio di cassa, si richiama quanto già esposto alla sottoscritta nella segnalazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di controllo interno sui della gestione di cassa di cui è la nota protocollo 24566 del 4 settembre 2014, che era quella di cui ieri mi chiedeva il consigliere Carrabotta, per intenderci. Mi chiedeva di leggerlo via legata, mi pare. Se vuole la posso dire ciò. Abbiamo tolto tempo al suo lavoro. Però, a quanto ho capito, magari voi ci illustra perché dovevo verificare altre cose, però l'unica cosa positiva è che ci siamo incontrati per capire tutti insieme se c'era qualcosa da fare, perché sono convinto che comunque noi non voteremo mai questa proposta dell'1,50, avevamo verificato, ora vediamo se c'è la possibilità di ridurre qualcosa, perché qua nessuno vuole fare demagogia, nessuno, cioè, noi sarebbe molto più facile, guarda, loro vogliono mettere le tasse come qualcuno ieri a inizio seduta col suo intervento cercava di far capire, ma non è così, perché se oggi siamo usciti qua alle 2 di pomeriggio per verificare tutti insieme tranquillamente se c'era la possibilità, ora magari vorrei magari continuare successivamente dopo magari aver sentito la dottoressa Smiriglia, perché poi non ce ne siamo andati e non so cosa è successo. Senza pausa pranzo ho continuato a fare un piccolo lavoro verifica dei vari capitoli di bilancio inseriti nella bozza per vedere se rispetto ai dati inseriti nella bozza era possibile realizzare delle economie quindi procedere ovviamente alla cancellazione di questi dalla bozza di bilancio per recuperare somme. Vi dico intanto che la bozza di bilancio, ancorché è ancora una bozza, in quanto insomma, è mancante ancora di alcuni dati che sono fondamentali, come i dati dei servizi a domanda individuale, che sono ovviamente indispensabili, mancano una serie di dati. Per i dati mancanti sono stati inseriti dei dati facendo riferimento al dato storico. Questa bozza di bilancio risulta oggi squadrata di 1.069.569.76. Cosa vuol dire? Che abbiamo entrate per 39.597.866.65 e uscite previste per 40.667.436.41. Parlo del dato totale di bilancio, per cui è evidente che la differenza tra entrate e uscite è quella poc'anzi da me detta, cioè 1.069.569.76. Abbiamo fatto questo lavoro che abbiamo iniziato insieme, escludendo ovviamente quegli interventi incomprimibili che sono l'intervento 1 della spesa del personale, che sono l'intervento 7 che riguarda le imposte e tasse, che sono l'intervento 8 dove ci sono tutti i debiti fuori bilancio, che sono l'intervento 6 dove ci sono tutti gli interessi passivi sui mutui, il titolo terzo perché sono le rate dei mutui, escludendo quelle che ovviamente sono diciamo, obbligatorie. Facendo un lavoro diciamo, tutto il giorno, ma chiaramente insomma, è un lavoro che bisogna approfondire bene, abbiamo recuperato qua la stampa di tutti i capitoli, quindi se la volete insomma, visionare, controllare a disposizione, 257.115.49, togliendo anche 500 euro, 300 euro, 200 euro, 6.000 euro, azzerando. Ancora non è proprio raschiato, qualcosa c'è da recuperare facendo una verifica stretta con gli impegni, che però ovviamente non si può fare in mezza giornata, ma insomma è una verifica. Questo
totale degli impegni praticamente. Sì, c'è anche il totale degli impegni. Cioè, allora, in una colonna ho messo il totale del previsto, nell'altra colonna il totale degli impegni ad oggi, e per differenza abbiamo 257, 115 e 49 che io posso togliere da questa bozza di bilancio. Giusto? Quindi non impegneremo più niente su tutti questi capitoli. Ovviamente questi 257.000 euro è una decurtazione di quello squilibrio 2069, per cui abbiamo ancora una bozza squadrata di 812.454. E ovviamente è evidente che nelle entrate c'è una previsione di tasi di 772.000 euro, pari alla proposta di delibera che avete in argomento, per cui l'azzeramento, diciamo, della tasi porterà a questo, diciamo, spareggio da 812 a 812 più 772 che mi va anche proprio, che sono anche 1,5 milioni. Ha fatto anche il calcolo se normalmente viene applicato l'1 per 1000? Se viene applicato l'1 per 1000 invece di 1,5 milioni lo spareggio sarà circa 1,2 milioni. 1 per 1000 su tutto o 1 per 1000 solo su 2 metri? Io però facciamo subito il secondo, perché così su è tutto. La cosa è così, non è finita. Tutto, perché diventerebbe marina più la previsione di gettito, dovete pensare che è pressoché uguale, c'erano veramente qualche migliaio di euro di differenza, per cui è presto fatto, dico, basta togliere, diciamo, un terzo della previsione e quindi ci siamo arrivati. Per cui dal punto di vista, insomma, del mio parere non posso che confermarlo, visto che ci sono questi dati, anzi lo rafforzerei stasera, nel senso che avete approvato ieri un regolamento che all'articolo 19 prevede quanto sto leggendo. L'aliquota di base dell'imposta è pari al 1 per 1000, tale aliquota con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo, eccetera, eccetera, può essere ridotta fino all'azzeramento, qualora tale azzeramento non comprometta gli equilibri di bilancio. È un regolamento approvato, immediatamente esecutivo, per cui l'eventuale azzeramento mi pare che andrebbe anche in violazione del regolamento. A giugno, a maggio, non lo so quando, comunque non alimentare spese che non erano indispensabili se non vi è nessuna possibilità di recuperare il milione di euro che manca per quadrarlo, perché o si sforano di un milione, o si sforano di 1,2 milioni e il comune va in dissesto, la sostanza non è che cambia granché, voglio dire, il dissesto comporterà una serie di conseguenze, però quali sono eventualmente i correttivi che questo Consiglio Comunale può adottare in funzione anche di recuperare altre entrate, come ieri sera è stato chiesto nella votazione di rinvio, cioè è stata fatta una valutazione rispetto ad altre entrate anche esigue che potrebbero essere recuperate entro il 30 settembre e quindi contribuire a recuperare questo gap, diciamo, di entrate. Allora c'è una mia nota di luglio, la data giusta non la ricordo, ma se volete la posso anche andare a prendere sopra, con la quale sono state fornite delle vere e proprie direttive sulla gestione dell'esercizio provvisorio agli uffici. Questa nota è stata firmata anche dal sindaco, tant'è che è una vera e propria direttiva, e dal segretario comunale. In questa nota si citano anche degli indirizzi della Corte dei Conti esorta gli enti in esercizio provvisorio intanto a non impegnare addirittura i dodicesimi consentiti dalla legge e a bloccare tutti gli impegni di spesa non obbligatori qualora questo sia necessario. Questo in realtà stiamo facendo, non sto firmando nessun impegno che non sia obbligatorio per legge. Quindi di fatto sono bloccati? Di fatto sono bloccati, c'è questa direttiva di luglio e poi mi pare che anche, diciamo, la relazione sullo squilibrio di cassa che è stata citata indica ugualmente queste misure. Però io gli impegni di spesa la vostra logistica non sono obbligatori per legge. L'obiettiva è di luglio, io non ne ho firmati impegni obbligatori. Io non dico la dottoressa Sumiglia, dico l'ufficio. È pacifico che ci sono impegni di spesa nel mese di agosto per l'estate, dico che non sono evidentemente spese indispensabili. Quindi se delle due l'una, se la direttiva è di luglio qualcuno l'ha violata, se ci sono impegni di spesa per spese non indispensabili, lo possiamo verificare. Dico, pure anche su internet si può verificare in un minuto. Lei non ha dubbi che ci sono impegni di spesa, il 10 agosto, il 12 agosto, il 15 agosto. Questo lo possiamo verificare. Se lo possiamo verificare, cioè per capire se il Consiglio Comunale, credo che abbia il diritto di sapere se
come viene fatta la programmazione, se, soprattutto se vengono rispettate le direttive dell'ufficio, ma anche del sindaco, del segretario, da parte dei vari uffici, perché io non ho dubbi che lei non abbia firmato l'impegno di spesa, ma se gli uffici, diciamo, periferici continuano a far fluire al suo ufficio impegni di spesa per questioni che non sono indispensabili, per spese non indispensabili, che oggi apprendiamo in data odierna che c'è un possibile sforamento addirittura di 1 milione di euro, e allora, come dire, qualche cosa non funziona nel meccanismo, perché o la direttiva è stata violata oppure con i conti non tornano, perché io non ho dubbi che possiamo evidentemente chi ha proposto l'impegno avrà giustificato questo impegno, immagino. Io dico, ad agosto non ero in ferie, però dico il fondo di soldi, un soldo comunque Il risolverò se gli impegni sono bloccati, sono bloccati. La possiamo avere, come se il consiglio comunale, atteso che oggi vi ho scritto anche una lettera mandata a tutti i consiglieri, è possibile informare il consiglio comunale in maniera tempestiva della situazione economica, di casa, eccetera, cioè, visto che c'è questa situazione, diciamo, di difficoltà, ed è possibile che il consiglio comunale venga portato a conoscenza, seppure in forte ritardo, di questa nota e di questa direttiva, in maniera che, come dire, anche il consiglio comunale abbia contezza. Sì, ma il Consiglio Comunale oggi viene investito da una possibile situazione di dissesto finanziario. E il Consiglio Comunale, che io rappresento, è quello che programma le risorse, le entrate e le spese. E il Consiglio Comunale, a mio avviso, si deve chiedere perché sono stati impegnati 9/12 di un bilancio 2013, se vi è una direttiva non solo degli uffici, ma, come dice lei, anche della Corte dei Conti. Perché, come dire, non può essere scaricato sul Consiglio Comunale un dissesto, perché la Corte dei Conti dà dei suggerimenti, non scrive a noi la Corte dei Conti al Comune di Sant'Anna, no, la Corte dei Conti scrive a tutti i comuni. La Corte dei Conti è aggiornata e il risultato è stato quello che io ho illustrato. Dal punto di vista finanziario tutti i paletti possibili sono stati, diciamo, adottati, ovviamente a tutela degli equilibri di bilancio, perché questa è la mia funzione. Poi ovviamente su tutto il resto, se ci sono, su tutto il resto, se ci sono delle cose da fare, saranno fatte evidentemente, non so, il segretario magari provvederà a disporre delle politiche. Mi pare paradossale che alcuni uffici che ancora non hanno trasmesso la relazione previsionale e programmatica al suo ufficio continuano a impegnare i 2 centesimi. Se questo è il modo di evitare e di mettere i paletti come il suo ufficio correttamente ammesso, perché le cose poi hanno un nome e un cognome, e gli uffici sono ben identificati, e allora il Consiglio deve sapere che il bilancio non arriva, non solo per colpa della Giunta, perché probabilmente la Giunta ancora non ha evidentemente i solleciti che ha fatto, perché sono convinti che le abbia fatte come le ha fatte lei, non hanno sortito alcun effetto, ma c'è una parte piccola o grande della struttura che evidentemente non risponde. Non solo non risponde non mandando la relazione previsionale programmatica come per legge, ma continua a impegnare somme in 12esimo. E questa struttura si chiama, anche la struttura si chiama servizi sociali, si chiama cultura, si chiama ufficio tecnico. Quindi il Consiglio Comunale di che cosa dovrebbe rispondere? Di una dichiarazione di dissesto che altri hanno cagionato eventualmente, per capire, perché io, come dire, sono consigliere comunale e non intendo assumermi alcuna responsabilità né politica, né personale, né patrimoniale rispetto a questioni che possono accadere, che sono responsabilità di altri che evidentemente non hanno fatto bene il loro lavoro. E questo vorrei capire, e vorrei, ripeto, che il Consiglio Comunale fosse portato a conoscenza di tutti i solleciti, di tutte le note, di tutte le direttive e di tutto quello che è stato fatto nei confronti degli uffici e di quali uffici sono inadempienti, perché è un diritto del consigliere comunale, del consiglio tutto e di tutti i cittadini. Hanno i cittadini il diritto di sapere come vengono spesi i soldi, i loro soldi, delle proprie tasse, chi lavora e chi non lavora, chi prende un incentivo e chi non lo prende. Perché il dissesto sappiamo tutti quello che comporta, l'aumento di tutte le tasse al massimo, la mensa scolastica, la sinonita, non mi dilungo, però se questa è responsabilità di qualcuno, è bene che questa non può essere scaricata il 10 settembre sul Consiglio Comunale, che nulla ha mai programmato per il 2014, né nulla poteva programmare, e che è all'oscuro di tutto, perché la prima nota che il Consiglio Comunale viene a conoscenza è quella che io ho trasmesso, che è la sua, ancorché non fosse diretta ai consiglieri, perché io ho ritenuto
che tutti i consiglieri comunali dovessero avere piena conoscenza della relazione così puntuale e accurata che lei, in esecuzione del regolamento sui controlli interni, ha ritenuto di fare. Però accanto a queste cose ritengo che il consiglio comunale deve essere informato di tutto in maniera che possa assumere coscienza e coscienza tutti gli eventuali correttivi, e l'amministrazione si deve assumere, a mio modesto avviso, l'onere di assumere provvedimenti anche disciplinari o ancora più gravi nei confronti di quei dipendenti che non hanno prodotto gli atti che devono produrre per legge. Questo è il punto, perché di questo parliamo. Ovviamente a questo io non so dove rispondere. Ma io ho fatto nome e cognome dell'ufficio, ho detto ufficio che si chiama interventi sociali, ho detto ufficio che si chiama cultura, ho detto ufficio che si chiama ufficio tecnico, che devono mandare, non è che possono, devono mandare, perché il termine del bilancio pare che non è stato prorogato. Quindi comunque non lo sforeremo, giusto? Perché è andato acclarato che questo consiglio non possa approvare il bilancio del 30. Beh, non ci sono i tempi tecnici, ma non ci sono i tempi tecnici, per colpa di chi? No. Bene, io vorrei sentire l'amministrazione rispetto alle iniziative che intende assumere nei confronti di questi uffici per la tutela anche proprio, non solo del Consiglio Comunale, la tutela anche dell'amministrazione, perché non è che viene penalizzato il Consiglio Comunale, viene penalizzato la città, l'amministrazione avrebbe un pregiudizio anche politico, no? Io questo vorrei capire. Tanto se è vero che se mancano quelle, magari se mi dà notizie in merito, e poi se è così, per esempio la invito a prendere il consiglio da consigliere, a diffidare lei in questo ufficio, perché quella è responsabilità. Ma se lo faccio l'amministrazione, oppure se l'ufficio risponde a me, no, se lo faccio all'ufficio, lo faccio il segretario, lo faccio l'amministrazione, no, non lo posso fare, posso aggiungervi come lei ha ora, cioè non abbiamo responsabilità di quello che può succedere. Perché se il bilancio, oggi la dottoressa facendo un lavoro di corsa trova 200 circa 57 mila euro, no? Se questo lavoro fosse fatto a giugno magari ne trovava 700 e non eravamo qua a spendere di abbiamo preso la dottoressa dell'amministrazione correttamente. Io chiedo anche all'amministrazione cosa ha fatto. Probabilmente non sono state, come dire, seguite al 100%, non lo so. Ovviamente è chiaro che questo permanere questo lassismo da parte degli uffici. Mi confermate che sono quei due che ha detto il presidente? Mi sembrerebbe che sia così. Ovviamente ciò necessariamente porta questa amministrazione a dover prendere opportuni provvedimenti in materia. Anche perché mi pare ovvio che il dottor Redardo espone, lo diceva anche il presidente, non solo la giunta, l'amministrazione, ma anche tutti, grave responsabilità in ordine a quello che è il corretto funzionamento della macchina amministrativa. Quindi da qui mi pare che sia, al di là di qualunque altra forma di polemica che ci possa essere, magari mettiamo da parte quelle che sono tratterà di prendere immediatamente gli opportuni provvedimenti per poter prima in primis sollecitare e poi cercare di capire qual è la motivazione per cui questi uffici ancora ad oggi non rispondono, e perché comunque sono state violate quelle che erano delle direttive che comunque il sindaco, ovviamente all'ufficio di ragioneria, aveva già inoltrato le pertinenze. Grazie. Consigliere Tanto ringrazio la dottoressa Siviglia per aver puntualmente effettuato una ricognizione così attenta e precisa. La situazione è sicuramente allarmante, oltre a essere allarmante è molto grave, anche perché la responsabilità politica derivante da una gestione indubbiamente indiscutibile è stata oggi provata, credo. Il fatto di non avere condiviso con noi alcuna scelta e soprattutto il fatto di non avere programmato per tempo modalità alternative di copertura di quelle spese che adesso devono essere coperte con una introduzione di un nuovo tributo a carico delle famiglie e degli operatori economici santagatesi è estremamente grave.
perché è frutto di un'errata gestione dell'attività dell'ente. È allarmante, dicevo, tutto ciò che sta avvenendo. Noi abbiamo con l'emendamento sperato di poter portare a zero il gettito Tasi, l'aliquota della Tasi. Abbiamo sperato anche in una riduzione dell'aliquota stessa. Credo che la città di Sant'Agata se l'aspetta da tutti e soprattutto se l'aspetta da un'amministrazione che si è insediata 15 mesi fa, che ha ritenuto di liberare Sant'Agata, ancora non si capisce da cosa, forse hanno liberato Sant'Agata dagli stessi sant'agatesi che adesso sono costretti ad andare altrove, dove? In quegli stessi comuni dove la Tasi non ha l'aliquota da zero. Sono pertinente, Presidente, perché ci sono dei comuni nei quali l'aliquota l'amministrazione comunale, non il consiglio comunale, bensì l'amministrazione con una giusta programmazione ha portato il consiglio comunale una proposta con l'aliquota zero, mentre adesso noi ci ritroviamo a dover raschiare il fondo del barile, cercare di fare il triplo salto mortale per evitare il dissesto economico, ma per quale motivo? Sicuramente non per scelte del nostro consiglio comunale, operate consiglio comunale, sicuramente per scelte operate dall'amministrazione comunale, e non lo dico per strumentalizzazione, lo dico perché sono i numeri che fanno. Quali scelte? Scelte, va, fare scelte, la programmazione costa sicuramente pagare 837 mila euro di spazzatura che determinano circa 40 mila euro di interessi passivi, è una scelta, non è una scelta mia, è una scelta vostra, è una scelta vostra, avreste potuto benissimo operare in maniera differente, con delle indagini di mercato, chiedendo preventivi, cercando di fare, pensando di far risparmiare l'ente il più possibile, ma non perché lo dico io, perché nei comuni vicini l'hanno fatto a Torrenova, l'hanno fatto ad Alcara, l'hanno fatto ad Alpedolci, i comuni hanno risparmiato sulla gestione della raccolta dei rifiuti, dopodiché ci sono tutte un'altra serie di scelte. Ci tengo a precisare comunque, giusto per dare dei numeri, che mentre per quanto riguarda i 9 mesi di gestione ASO, quindi in cui praticamente la ditta, lavorando quindi per conto dell'ASO, fatturava, dato poi di riflesso al comune, con una fatturazione di 330.000 euro al mese, noi siamo andati avanti con i 3 mesi successivi in ordinanza con 182.000 euro. Io lottai centesimo su centesimo per cercare di avere un'ulteriore scontistica, e abbiamo ridotto ad aprire un ulteriore passaggio con la ditta, scendendo a 154.000 euro. Quindi per cui stiamo parlando di 330 mensili che sono stati comunque accumulati, e di fatto c'è un debito che questa amministrazione ha contratto, che questo comune, Presidente, ha contratto nei confronti dell'ASO di 330 per 9, ma di fatto non potevamo permetterci assolutamente di lasciare il paese per una situazione immondizia. Ora, siamo in attesa che il piano finanziario venga approvato, ma di fatto non siamo lontani da una previsione. Abbiamo ridotto, abbiamo inserito i contrattisti, abbiamo cercato di massimizzare quanto più possibile le unità interne, togliendole dalle famose scrivanie, perché comunque è corretto che le categorie A debbano comunque iniziare a operare per quella mansione per cui sono state assunte. E per cui questo determinerebbe un ulteriore risparmio, siamo intorno ai 600-700 mila euro. Ma se il piano mandato per tempo alla regione al 59 giorno di primi di agosto ci arriva la comunicazione che intendono chiarimenti, il giorno successivo sollecito l'ufficio, chiamiamo, mi dicono che sono in ferie, finalmente ieri la dottoressa Coscienza è rientrata dalle ferie, adesso i chiarimenti che voleva erano, mi sembra, poi alla fine sono una cosa assolutamente banale, ho seguito la vicenda, in una settimana saremo pronti, avremo, credo, entro fine mese il piano approvato, e avremo la possibilità, con l'ulteriore ribasso che ci verrà dato dalla gara, perché sarà una gara di 7 anni, di avere quantomeno una corretta gestione di quello che è il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti. Però nel frattempo il 30 settembre...
paese pulito. Lei, di mantenere il paese pulito. Assessore, io comprendo la sua difficoltà nel cercare di spiegare tutto quello che sta succedendo. No, no, lo faccio io, ma io comprendo la difficoltà che lei trova, ma la realtà è evidente. Lei non può parlare di risparmio quando oggi ci ritroviamo a dover affrontare una scelta praticamente vincolata dalle vostre scelte politiche, perché l'amministrazione dell'ente non è compito del Consiglio Comunale, l'amministrazione dell'ente è compito della Giunta e del Sindaco. Il Sindaco assente addirittura oggi, sì, è impegnato, ma sicuramente sarà impegnato. Sicuramente tutto è più importante rispetto all'applicazione di una nuova tariffa e di una nuova, perché la gente, purtroppo la gente vede, sente, comprende e si rende conto. Io ritengo che forse sia il caso di chiedere 5-10 minuti di sospensione. Facciamo una procedura di interventi prima, magari. Vorrei che la dottoressa Sviniglia chiarisse alcuni punti. Intanto il consigliere Gumi ha parlato di una cattiva gestione, errata gestione dell'attività dell'ente, un'errata gestione che a suo dire sarebbe la causa delle difficoltà finanziarie in cui oggi si trova il Comune di Sant'Agata. A me invece è sembrato di capire, anzi la dottoressa Sviriglia ha chiarito in maniera, penso, inequivocabile, che le difficoltà in cui oggi si trova il Comune non sono dovute a spese affrontate in questo anno di gestione da questa amministrazione, ma purtroppo sono state determinate dalla mancanza dei trasferimenti statali che a suo dire ammontavano a 3 milioni di euro e avvenivano con cadenza trimestrale, alla purtroppo al pagamento di debiti fuori bilancio che sono entrati praticamente, che abbiamo dovuto pagare sin dall'inizio della gestione dell'azione amministrativa. Voglio dire, ecco, se la dottoressa Smiriglia mi può confermare questo, oppure dobbiamo continuare a parlare ancora di errata gestione e a quali spese, ecco, quali sono le spese che hanno determinato questo squilibrio finanziario, se di questo dobbiamo parlare oggi, perché ancora non c'è, perché noi stiamo facendo questo, quindi vi sollecito a un atto di responsabilità nei confronti dell'ente e nei confronti dei cittadini santagatesi. Noi non abbiamo nessuna voglia, ecco, di gravare ulteriormente i cittadini santagatesi di altri tributi. Sappiamo che tutti ci troviamo in difficoltà e che non è giusto in questo periodo di crisi che i cittadini debbano pagare ulteriori tasse. Ma quello che oggi chiediamo, che vi chiedo e chiedo a tutto il Consiglio Comunale, è un atto di responsabilità. Noi dobbiamo trovare una soluzione per quantomeno colmare, riuscire a colmare questo squilibrio che si è creato. Lasciamo stare quali sono state le cause, però chiedo ugualmente alla dottoressa Sviriglia di chiarire questo aspetto. Dico, lasciamo perdere, però è giusto che tutti, ecco, ci prendiamo la responsabilità e decidiamo se una volta, quando dovremo approvare il bilancio, ci potremo permettere di mandare il Comune di Sant'Agata in dissesto oppure vogliamo provare a salvarlo. Vi chiedo solo questo. Grazie, grazie consigliere Rovato. Altri interventi? Ma diciamo che nella relazione sullo squilibrio di cassa, ancorché è una relazione relativa alla cassa e non diciamo alla competenza, ho comunque diciamo, spiegato, facendo riferimento anche a un senso storico, almeno di 3-4 anni a seconda dei casi, quali sono le differenze di entrate rispetto a quest'anno e quali sono anche le differenze di spese a livello, diciamo, di incomprimibilità di spese, quindi penso di aver risposto già per senso, insomma, alla sua domanda. Grazie. Dottoressa? Grazie dottoressa. Posso, Presidente?
Una domanda alla dottoressa. Stiamo parlando sempre di una bozza di bilancio, non di un documento presentato. Oggi quello che possiamo fare potrebbe essere un'idea. Quello che possiamo fare è aumentare la paga. Oggi arriva la paga. Ma non c'è devo dire sul cittadino, perché diciamo un ragionamento parte mia tecnico, ma politico da parte della giunta, questi saranno loro insomma a doverlo dire, per non pesare troppo ovviamente sul cittadino si è cercato di stabilire, di fare insomma, una sorta di mediazione. Ovviamente dicevo i dati che ho poc'anzi citato sono i dati di una bozza di bilancio, non si tratta ovviamente di un documento definitivo. È chiaro che diciamo io mi dovrò soffermare su ciascun numero, con ciascun dirigente, con ciascun assessore, con l'amministrazione, con il segretario, per capire su ogni numero che cosa è possibile fare per riuscire a chiudere il bilancio. È chiaro che il ragionamento attiene anche alle entrate, è inutile dire perché sono stati fatti tanti solleciti, ma qua non si cerca la colpa del discorso del mio ufficio, la colpa degli altri, però mancano ancora dei documenti importanti come la determinazione delle tariffe per il servizio donne individuale, che è una cosa importante perché si tratta ovviamente di un ente strutturalmente deficitario che dovremmo garantire anche il 36% entro l'anno. Mancano tutta una serie di altri, cioè è stato approvato ieri sera il piano delle alienazioni, ora potrebbe essere che facendo i bandi venga alienato qualcuno di questi beni, non lo possiamo sapere. Dico, ci sono delle attività anche di lavoro sulle entrate che potrebbero essere aumentate, c'è un censimento sulle utenze per l'evasione fiscale, l'evasione tributaria, ci sono ovviamente da parte diciamo del mio ufficio anche delle attenzioni a quello che è la situazione diciamo, dei tributi degli anni precedenti che potrebbero essere incassati in misura notevole solo se si facessero diciamo, determinate procedure. Certo è che la situazione economico-sociale del Paese è complicata, il fatto di approvare un bilancio così tardi a me sinceramente non era mai capitato, però è anche vero che è sintomatico anche di un allarme a livello nazionale e le continue proroghe di bilancio che fa il governo l'anno scorso al 30 novembre sono sintomo di questa situazione, cioè non è come di Sant'Agata che arriva a settembre per approvare il bilancio, al di là ora delle situazioni ci siamo detti